Buongiorno, l'obiettivo di oggi sarà quello di risolvere insieme l'esercizio di laboratorio numero 8. Come sempre direi di partire da Eclipse per vedere qual è la situazione iniziale. Allora, tre packages, uno in cui troviamo come sempre main e controllore, uno per il DAO e uno per il modello, e a questo ormai siamo abituati. Direi di dare un run al main per vedere cosa salta fuori, e salta fuori un'interfaccia grafica, in questo caso molto semplice, in cui l'utente può andare a inserire la distanza minima, ovvero una distanza in miglia, ad esempio 4000 miglia, e cliccando su analizzare porti, la nostra applicazione dovrà creare al suo interno un grafo, perché l'obiettivo di oggi sarà appunto quello di popolare un grafo, e dovrà dirci non tanto che tipo di grafo è stato creato, ma per quello lo sappiamo già noi a prescindere, ma il numero di vertici e il numero di archi che avremo ottenuto dalla creazione del grafo. Oltre a ciò dovremo poter vedere tutte le tratte per cui la distanza tra l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di arrivo sia maggiore di quella impostata appunto dall'utente. Quindi ora sappiamo cosa dobbiamo fare, possiamo partire. Partiamo a vedere come è fatto il nostro database, perché è un database abbastanza importante. Allora, il nostro database ha tre tabelle. La prima, Airlines, ci presenta tutte le compagnie aeree e il loro codice identificativo. Seconda tabella, Aeroporti, quindi una tabella con tutti gli aeroporti, il loro codice, la città in cui appunto l'aeroporto è collocato, lo stato, il country, quindi sempre USA nel nostro caso, latitudine, longitudine e time zone offset. E poi c'è la tabella flights. La tabella flights ci presenta che cosa? Ci presenta appunto, come dice il nome, tutti i diversi tipi di voli, quindi abbiamo un ID della compagnia, un flight number, un tail number, e soprattutto l'aeroporto di origine e l'aeroporto di destinazione. Poi abbiamo anche la data, altre informazioni tipo il tempo cioè di tardo alla partenza, il tempo di percorso, la distanza, la data di arrivo con l'ora e il ritardo di arrivo. Ciò che più ci interessa è iniziare a capire come può essere strutturato il nostro grafo. Allora, io direi che gli airports possono essere i nostri nodi, perché ogni aeroporto rappresenta un possibile punto di partenza e un possibile punto di arrivo, e ciò che collega appunto un aeroporto all'altro è proprio il volo. E abbiamo una tabella, in questo caso particolarmente bella, perché abbiamo appunto aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo, il che già ci va a dire qual è il collegamento tra i due nodi, ovvero qua viene rappresentato il nostro arco e abbiamo tutta una serie di archi possibili. In più, nella stessa tabella abbiamo anche la distanza percorsa per passare da un aeroporto all'altro. Quindi, ciò detto, possiamo ritornare ad Eclipse e ragionare un po' su come questa tabella può essere, come il mondo relazionale del database può essere tradotto nel mondo a oggetti di Java. Allora, nel modello, quindi nell'ultimo package che ho qua sulla sinistra, abbiamo Airline. Airline ve lo presento già implementato come altri classi che vedete qua, perché appunto sono semplicemente la traduzione di ciò che abbiamo visto nella tabella, nel codice, nel mondo Java. Quindi Airline avrà un suo ID, un suo codice e una stringa che determina il nome della compagnia aerea. Come vedete abbiamo un costruttore appunto che va semplicemente a inizializzare tutto e poi una serie di getter e setter, i soliti metodi hashcode e equals, e ultimo metodo un toString personalizzato. Alza classe cambia il nome, non cambia troppo la sostanza, perché airport va a rappresentare appunto il nostro aeroporto, quindi avrà tutta una serie di attributi, ID, il suo codice, il nome, tutti quelli che abbiamo visto prima. Il costruttore per cui va a settare tutti questi parametri, getter e setter del caso,
sono ovviamente abbastanza perché i parametri, gli attributi sono tanti, hashcode equals sono appunto sempre gli stessi e poi un toString personalizzato. Per quanto ci interessa, in realtà noi andiamo a tradurre ciò che abbiamo visto nel mondo del database, nel mondo Java, però in realtà tutti questi attributi per almeno questo esercizio non ci servono, quindi potremmo anche fare a meno di qualcuno, però in questo caso abbiamo una classe completa che ci fa la traduzione paro paro per quello che abbiamo visto appunto nel database. Il volo, stessa cosa, tutti i parametri che abbiamo visto di là nel database, id, airline, flight number, tail number, importantissimo, origin airport, destination airport id, e quindi sappiamo origine, destinazione e, a parte questi dati in più, distanza. E direi che questi sono i tre dati, partenza, arrivo e distanza, che andranno in qualche modo a essere fondamentali nella nostra applicazione. Un costruttore e poi i soliti set, getter del caso e hashcode equals e il toString personalizzato. Anche qua niente. Niente di particolarmente interessante. Allora, oltre a ciò, potremmo definirci una classe che va a indicarci proprio il tipo di collegamento che abbiamo tra un aeroporto e l'altro. Ovvero, abbiamo creato una classe rotta, che è ciò che più ci interessa, perché rotta è proprio il collegamento tra i due aeroporti. E in più possiamo immaginare che la distanza tra un nodo e l'altro, ragionando in termini di grafo, sia appunto il peso del grafo. Quindi, già solo prima di scrivere il modello, ci rendiamo già conto che siamo di fronte a un grafo che è non orientato, perché posso passare da un aeroporto all'altro e viceversa. Siamo in presenza... sicuramente non avremo loop, non avrebbero senso, non siamo in presenza di un multigrafo, però abbiamo dei pesi, quindi già ci siamo fatti una bella idea su che grafo andremo a utilizzare per rappresentare il nostro appunto il mondo che ci interessa. Rotta, una classe che ha necessità di un aeroporto di partenza, un aeroporto di arrivo e di un peso. Quindi a questo punto andiamo di nuovo a settare tutto, scrivere tutti i getter, ce li facciamo generare, i setter, un toString, ci basiamo su getter port name, getter port name della stazione dell'aeroporto di arrivo per avere la nostra stringa personalizzata per quanto riguarda la rotta, un hashcode equals e null'altro. Quindi diciamo che tutte queste classi, airline, airport, flight, e rotta derivano proprio dalla traduzione del database nel mondo Java, a parte rotta che è già un passettino diciamo in più in cui andiamo a avvicinarci a quello che è il nostro grafo e quindi immaginiamo già i collegamenti tra vertici. A questo punto io direi di passare al nostro database perché è da lì che andremo a prendere le informazioni necessarie. Allora, qua vi presento alcuni metodi già implementati, alcuni no, perché appunto implementare ormai i metodi del DAO è diventata una cosa per noi abbastanza consueta e quindi non avrebbe senso perdere un sacco di tempo qua sopra. Allora, il primo metodo ci serve per caricare tutte le compagnie aeree, quindi di base andiamo a fare select tutto from airlines e poi la struttura che segue è sempre la stessa. Facciamo la connessione, usiamo un prepare statement, result set, sulla connessione ci basiamo su ConnectDB, ConnectDB è sempre la solita classe di cui abbiamo già parlato, quindi andiamo a utilizzare un connection pool che viene gestita appunto in questo modo, in questa classe, e che dal punto di vista del DAO è un qualcosa che è abbastanza invisibile e trasparente perché si occupa la classe ConnectDB di tutto, quindi per questa classe appunto del DAO è tutto abbastanza standard, come abbiamo sempre fatto. Andiamo a ciclare, aggiungiamo i risultati. Ovviamente andremo ad aggiungere, in questo caso vogliamo una lista di airline,
andiamo a creare un nuovo airline e andiamo ad aggiungere tutti i dati necessari per il costruttore che abbiamo visto prima. Analogamente per AirPods, quindi qua andiamo a caricare tutti gli aeroporti, però in questo caso ci facciamo passare una mappa, un ID map, come abbiamo già fatto nel precedente laboratorio, per evitare il problema di identità. Quindi andiamo di nuovo a fare select tutto da aeroporti, apriamo la connessione e clicchiamo sui risultati e ci chiediamo se la nostra ID map non contiene ancora questo ID, allora ci creiamo un nuovo aeroporto, new airport, e andiamo a aggiungerlo appunto all'ID map. Se invece appunto è già contenuto, non facciamo niente. Chiudiamo la connessione e abbiamo finito. Analogamente, load all flights, andiamo a ritornare una lista di voli, stessa cosa, select tutto da flights, ci creiamo una linked list di flight e ci clicchiamo sui risultati, andiamo ad aggiungere tutti i dati sul volo, andiamo a usare appunto il costruttore di flight che abbiamo visto in precedenza con tutti questi dati e ritorniamo ovviamente sempre dopo aver chiuso la connessione, ovvero averla ridata a chi ce l'ha prestata. Molto bene, a questo punto direi che possiamo implementare insieme invece il metodo getRotte. GetRotte è proprio il metodo che ci vuole restituire una lista di appunto rotte, però cosa sono le rotte? Sono gli edges, gli archi del nostro grafo. Quindi partiamo da una stringa SQL e chiediamo, facciamo fare quasi tutto al nostro DAO, perché come abbiamo visto la struttura delle tabelle ci portano ad avere in sostanza già gli edges scritti, ovvero facilmente reperibili. Quindi se noi selezioniamo origin airport ID e lo chiamiamo ID1, destination airport ID, SID2, average, ovviamente dobbiamo fare una media tra tutti i viaggi che partono da un aeroporto e arrivano all'altro. Andiamo a capo, se no non si capisce più niente. Da dove prendiamo queste informazioni? Da flights. Group. Questo non è group. Group by. E la gruppiamo per, innanzitutto, origin. Airport. ID. E anche per destination. Airport. ID. Lasciamo qua sempre uno spazio, altrimenti poi non funziona nulla. Having average maggiore di quello definito dall'utente, perché l'utente ci definisce una distanza che noi qua chiamiamo distanza media, perché proprio il suo significato è quello di distanza media tra tutti i voli da un aeroporto all'altro, e, ovviamente con l'aeroporto di partenza e di arrivo che ci interessano. Direi di testare subito questa stringa prima di scrivere tutto il metodo e poi non sapere dove abbiamo sbagliato, e andare a testare subito. Ok, facciamo qualche, sistemiamo qua velocemente, tanto per capire se ciò che abbiamo scritto ha senso. Ok, ciò non mi interessa. Average, qua doveva essere maggiore innanzitutto, di, mettiamo 4000, andiamo. Ok, tutto sembra funzionare. Attenzione qua, avrei dovuto mettere ciò, me ne sono accorto tardi. Average maggiore di. Ok, fino a qua direi tutto a posto. Quindi list di rotta, andiamo a crearci una struttura dati per inserire i risultati. Quindi new array list di rotta, ci siamo. Adesso
soliti passaggi un po' noiosi, però vanno fatti. Ci basiamo sempre su ConnectDB, get connection, prepared statement, st uguale connection.prepare, ok, ovviamente adesso si lamenterà, giusto? Facciamo così, tu puoi stare qua dentro, poi dobbiamo settare i dati che non abbiamo settato, sempre per la problematica di SQL injection che abbiamo analizzato già tante volte, distanza media. Ok, a questo punto la cosa più bella, result set, st.eseguiamo la query e cicliamo sui risultati. Finché abbiamo risultati, cosa facciamo? Ci serve un aeroporto di partenza che possiamo chiamare partenza, lo ricaviamo da qua, get che cosa però? rs.getInt id 1 e così usiamo la nostra mappa. Airport, destinazione a questo punto, stessa cosa, punto get, rs.get int, e direi il 2. Poi possiamo chiederci se partenza è uguale a null, o se destinazione uguale a null. Allora c'è qualcosa che non va, allora possiamo fare così, throw new runtime exception e ci facciamo stampare problem in get rotte, non dovrebbe mai succedere, però è bene capire da dove saltino fuori i problemi per evitare di perdere un sacco di tempo in debug, che è la cosa più noiosa del mondo. Partenza, destinazione, questi sono tutti i parametri che ci servono per definire una nuova rotta, li abbiamo tutti, get double, e lo abbiamo definito average. Ci siamo, non dimentichiamo pezzi, aggiungiamo la rotta che ormai è qua. Ci manca qualcosa? Non penso, spero di no. Ridiamo la connessione a chi ce l'ha prestata gentilmente e ritorniamo. Result. Ok, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Spero di aver scritto tutto giusto, ma come sempre è meglio controllare. Quindi abbiamo una classe di test, test connection, per vedere la connessione, ma questo per fortuna tutto a posto. Test DAO. Cosa andiamo a fare? Usare tutti i metodi del DAO. Ci creiamo un oggetto DAO, la nostra hashmap, carichiamo le airlines, gli aeroporti, ci facciamo stampare quanti flights abbiamo e tutte le rotte, ho impostato 4000 come parametro. Allora, proviamo e vediamo se abbiamo dei problemi. Così non sembra, quindi sembra tutto a posto e abbiamo anche qua i nostri edges, ovvero aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo, chilometri, miglia, o meglio, miglia, e le miglia sembrano tutte appunto superiori a 4000, quindi sembra funzionare tutto bene, buono. Direi che a questo punto possiamo abbandonare il DAO e passare a implementare il modello vero e proprio, le altre classi le abbiamo già viste nel package model. Cosa ci servirà? Allora, modello. Che grafo scegliere? Dobbiamo già esserci, ci siamo già fatti, o meglio, un'idea del grafo che ci serve. Se abbiamo dei dubbi, c'è la documentazione online, ovvero c'è questa tabella che a me piace un sacco. Ci possiamo chiedere: il grafo è orientato? Non è orientato? Non è orientato, quindi rimaniamo qua sopra. Abbiamo self loops? No. Multiple edges? No. Weighted? Sì, in questo caso, quindi
undirected, no, no, sì, dove cadiamo? Undirected, no, no, sì, e quindi la scelta cade su un simple weighted graph. Molto bene, passiamo quindi a crearci il tutto. Quindi lui sarà il tipo di grafo che ci serve. Airport, questo è il nostro nodo. Il nostro edge sarà un default weighted edge. E quindi appunto definiamo il nostro grafo. Abbiamo una mappa, l'id map, per gli aeroporti e il nostro DAO. Partiamo dal costruttore. Id map, questa classe la implementiamo tutta insieme perché è dove abbiamo più novità rispetto ai laboratori precedenti. Quindi questo sappiamo che deve essere scritto così. No, id map, il nostro DAO lo creiamo, quindi ext flight delay DAO. No, dimentichiamoci i pezzi. Dovrebbe essere corretto così. E a questo punto possiamo caricare tutti gli aeroporti che ci servono. Id map, perfetto. Il nostro costruttore c'è. Passiamo adesso al metodo che ci interessa di più, ovvero il metodo che ci permette di creare il grafo data una distanza media. Quindi l'utente ci dà una distanza media e noi andiamo a crearci il grafo tutte le volte. Grafo uguale new simple weighted graph e lo creiamo come possiamo creare un array list o una qualsiasi struttura dati. Ci serve però default weighted edge.class. Fatto ciò, il nostro grafo è stato creato. Ho dimenticato qualcosa? No, non sembra. Usiamo una scorciatoia con graphs e aggiungiamo direttamente tutti i vertici. Come lo possiamo farlo? Dando grafo e dando i vertici, ovvero li sappiamo già perché sono idmap.values. E così già tutti i vertici del nostro grafo sono stati creati. A questo punto dobbiamo aggiungere gli edges, però la cosa è diventata molto semplice dato che abbiamo gestito bene rotta. E quindi cicliamo in DAO.getRotte e ci serve una id, qua l'abbiamo chiamata id map, distanza media è già corretto, e quindi a questo punto cicliamo su tutte le rotte e cosa possiamo fare? Default weighted edge e chiamiamo edge uguale grafo.getEdge rotta.get aeroporto di partenza rotta.get aeroporto di arrivo. A questo punto, se edge è null, ovvero non abbiamo ancora l'arco, cosa facciamo? Andiamo ad aggiungere quindi graphs.addEdge e gli dobbiamo dare grafo perché stiamo usando graphs. Il vertice, allora, qual è la nostra source? È rotta.get di A1. Qua abbiamo rotta.get di A2 e il nostro weight sarà rotta.get peso. Molto bene. Questo è se edge è null. Se edge non è null, cosa dobbiamo fare? Possiamo andare sul tavolo, peso uguale, andiamo a sistemare il peso, ovvero grafo.get edge weight, edge, gli diciamo il nuovo peso, che questo non è double, il nuovo peso, che cosa, come possiamo definirlo? Come il peso più rotta in questione.get peso, il tutto diviso 2, ovvero facciamo una media tra i pesi, e a questo punto grafo.setEdgeWeight andiamo a settare un nuovo peso, che è appunto il nostro new peso.
Molto bene, io direi che così facendo il nostro grafo è già stato creato. Di un corpo solo tutti i vertici e dato che abbiamo già tutti gli edge, quindi stiamo ciclando pochissimo, siamo ultra efficienti grazie anche alla struttura delle tabelle, possiamo, ciclando direttamente sulle rotte che sono i nostri edge, andare a settare tutto ciò che ci serve. Quindi fino a qua ci siamo. Ciò che ci manca sono alcuni metodi, ad esempio nvertici, che ci tornerà utile nel nostro controllore, atis.grafo. Ci ricaviamo, dobbiamo passare attraverso il vertex set, e poi però ci facciamo dare la size. Non molto diverso per quanto riguarda gli archi, quindi grafo.edgeset in questo caso e punto size. Ok, e anche questo è fatto. Adesso un ultimo metodo, getRotte, e usiamo la classe rotta per salvare gli archi del grafo con il relativo peso, ovvero list di rotta, rotte uguale new array list di rotta, perché dopo ci serviranno tutte. Ce la posso fare, rotta, ok, e fino a qua ci siamo. Cerchiamo for default weighted edge, e chiamiamo e this.grafo.edge set, ok, andiamo a ciclare qua sopra e scriviamo rotte add new rotta. Cosa ci serve per definire una rotta? This.grafo.get la source, poi ci serve this.grafo.get edge target e poi il peso, quindi this.grafo.get edge weight. Ok, non sbagliamo con le parentesi, sembra tutto giusto. Andiamo a ritornare, ovviamente, però non null, se no tutto il lavoro non è servito a nulla. Andiamo a ritornare rotte. In questo modo dovremmo aver implementato il nostro grafo con questo metodo creaGrafo e dovremmo poter accedere all'informazione del grafo con questi tre metodi. Prima di passare al controllore, direi che è meglio, come sempre, andare a fare un piccolo test. Andiamo a testare il modello. Qua ho settato di nuovo un creaGrafo 4000, setto 4000 semplicemente per non avere troppi archi. Grafo creato con tot vertici, tot archi, e abbiamo l'elenco delle rotte, quindi andiamo a testare getRotte. E qua n vertici e n archi. Proviamo a runnare ciò. Ok, sembrano non esserci problemi. Grafo creato con 322 vertici, 6 archi. Elenco rotte, questo qua, e tutto sembra a posto. Quindi 322 vertici e 6 archi. Se noi abbassiamo a 2000, ovviamente la situazione cambia di molto. Sempre 322 vertici, perché i vertici questi sono. Gli archi però sono molto di più, perché ci sono molto più voli disponibili, essendo solo 2000 in questo caso le miglia medie. Tutto sembra funzionare. Possiamo passare al nostro controller. Il metodo che dobbiamo implementare in questo caso è solo uno, è il metodo doAnalizzaReporti, ovvero il metodo che andrà a servirci quando l'utente vuole analizzare appunto quali sono le tratte che soddisfano il criterio che ha inserito. Quindi txtResult.clear, questa è una garanzia, integer distanza media, anzi minima in questo caso perché è ciò che vuole l'utente. Poi possiamo mettere intanto un try catch, perché distanza minima sarà uguale a integer.distanza
parse int di tis.distanza minima, punto, andiamo a leggere cosa ha scritto l'utente. Speriamo sempre che l'utente non scriva cose a caso, però purtroppo non è sempre vero, saluto a dire non è quasi mai vero. Number format exception, e quindi diciamo txt result.set text, inserire una distanza minima numerica. Ok, e ritorniamo perché a questo punto non sappiamo cosa fare non avendo un numero su cui lavorare. Avendo un numero possiamo andare a creare il nostro grafo e lo creiamo con distanza minima. Ancora, a questo punto dovremmo essere a posto, quindi txtResult punto, punto append text string punto format, allora grafo creato con % di vertici e % di archi, a capo direi. Gli argomenti quali sono? Sono tis, ho scritto una brutta cosa, posso farcela, voglio andare a capo, grazie, tis.model.n vertici e tis.model.n archi. Ok, a questo punto txt result punto append text, andiamo a scrivere l'elenco delle rotte. Quindi l'elenco delle rotte sarà dato da che cosa? Cicliamo su le rotte, for rotta r in tis.model.get rotte, allora txt result possiamo andare a scrivere append result, per favore, ok, append text, r punto, abbiamo un bel toString e più ci aggiungiamo una capo. Ok, salvo errori, che però a questo punto dovrebbero essere limitati a questo metodo, quindi non dovremmo avere grossi problemi, il tutto dovrebbe funzionare. Io direi che possiamo provare a questo punto a lanciare il main. Ok, se scrivo qualcosa che non va bene, inserite una distanza minima numerica, se scrivo 4000, 322 vertici e 6 archi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e tutte le distanze sono superiori a 4000, scendiamo, ovviamente scendendo le cose cambiano, abbiamo molti più archi, 322 vertici e 181 archi. Scendiamo ancora, arriviamo ad avere 729 archi. Però vediamo che dal momento in cui clicco al momento in cui ricevo la risposta, ricambiamo, il tutto è molto rapido. E questo perché siamo stati particolarmente intelligenti nell'inserire appunto gli archi. Direi che per questo laboratorio abbiamo terminato. Le difficoltà quali sono state? Beh, in questo caso la difficoltà primale era quella di gestire il grafo, che è un po' una novità. Siamo andati a gestire in modo intelligente gli archi, ovvero siamo stati in grado di prendere, far lavorare direi il database, quindi gli archi ce li avevamo già pronti, non abbiamo dovuto fare due for o cose strane, è stato tutto molto, abbiamo implementato tutto in modo molto lineare, chiaro, veloce, performante, meglio di così direi che è difficile fare, e quindi direi che siamo a posto. Poi ci sono sempre state le altre difficoltà con il DAO o comunque il connection pooling, che però ormai direi che sono consolidate, quindi quelle cose ci è servito per fare un po' di ripasso, però da quel punto di vista tutto è stato abbastanza semplice, direi.
Possiamo salutarci, il laboratorio è finito, ci vediamo la prossima settimana.